E guattai a tutti ciurma e benvenuti ragazzini in questa nuovissima serie su The Cat Lady. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 100 like per questo primissimo episodio. Io ringrazio ancora Roberto per il regalo, perché appunto questo gioco mi è stato regalato da lui, me l'ha richiesto espressamente, mi ha detto ci terrei veramente tantissimo a vedere appunto una tua serie su questo gioco. Questo perché ragazzi si tratta di un gioco che più o meno a tematiche può forse un pochettino ricordare Doki Doki, nel senso che purtroppo è un gioco molto cupo, è un gioco che affronta tematiche appunto abbastanza, ragazzi, pesanti, riguardo la depressione, riguardo la violenza. Infatti a inizio gioco, prima della schermata appunto del menu iniziale, è stato fatto apparire un messaggio di avviso in cui si prega il videogiocatore di comunque intraprendere questo gioco con abbastanza consapevolezza, diciamo così. Si invitava addirittura a non giocarlo se si fosse appunto minori di 18 anni, pensate un po' ragazzi, perché comunque, come diceva il messaggio, ci sono scene di violenza, addirittura contenuto sessuale, mi sembra di aver capito, per cui non è un gioco leggero quello a cui stiamo andando incontro. E quindi ogni volta, ragazzi, io vi invito comunque ad evitare la visione di questa serie se siete particolarmente sensibili, se state affrontando dei periodi non tanto semplici. Io vi ripeto, ragazzi, vi invito ad evitare la visione di questo video e di questa serie. Io non so nulla, ragazzi, di questo gioco. So solo che appunto ho letto questo messaggio, sapevo che si tratta di un gioco dalle tematiche dure e quindi vi ripeto, ragazzi, e risottolineo, vi prego di evitare di guardare questo video, di seguire questa serie, se non è un periodo troppo facile per voi, se queste sono tematiche un po' troppo delicate per voi. Quindi io direi, ragazzi, di non perdere più tempo e andiamo a incominciare una nuova partita. Vediamo un po'. My name is Susan Ashworth. I live alone in this old two-bedroom flat. I rarely go outside. Uguale a Robin. Oh. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true, but I don't like people's company. Not lately, anyway. Ok. Quindi già questo, ragazzi. I only trust my cats these days, and I will miss them dearly, but they will understand, like they always have. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Because earlier tonight, I swallowed a whole bunch of pills. They're legal, of course, prescribed by my doctor for my sleeping problems. But I've taken 34 of them, all I could find in the cupboard. And now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Goodbye. Caspiterina. Quindi questo capitolo 1 si intitola La casa nel bosco. Come avete potuto più o meno già capire, ragazzi, si tratta comunque di un gioco che ovviamente ha una grafica molto molto semplice, molto
antiquata, se vogliamo definirla così, ed è appunto, ragazzi, a scorrimento in 2D, ovviamente. Quindi allora possiamo usare le freccette per camminare, quindi è lei, ragazzi, la nostra protagonista. L'introduzione, ragazzi, è già stata una bella botta, perché si è presentata, tra molte virgolette, soltanto dicendo che vive da sola in questo appartamento con i suoi gatti e gli unici di cui lei si fidi. Una persona molto solitaria, non ama la compagnia della gente, perlomeno ha detto ultimamente. Quindi già questo pure ci fa ancora capire di più, ragazzi, che probabilmente ha vissuto in uno stato di depressione nell'ultimo periodo, che non usciva molto. E purtroppo, ragazzi, quello a cui abbiamo assistito è stato il suo tentativo di togliersi la vita, fondamentalmente. Io non credo di dovervi spiegare troppo quello che abbiamo visto, perché è chiarissimo, insomma, più chiaro di così. Però sapete benissimo, ragazzi, di solito parlo comunque per buttare fuori le cose che penso, le emozioni che provo, e ecco, È stato un bel colpo iniziare così, ragazzi. Veramente un gran bel colpo. Quindi ci ritroviamo adesso in questo capitolo 1, che si chiama La casa nel bosco. E non so che altro dire, sinceramente. Penso che l'unica cosa che potremmo fare, ragazzi, sarà giocare. Quindi allora, premi su per aprire il menu interattivo, scorri le opzioni disponibili con su e giù, premi enter, suppongo che si riferisca all'invio, per confermare. Ok, quindi vedete, esamina, perfetto. Mi sento stranamente attratta da questo posto, devo trovare un modo di aprire questo lucchetto ed entrare, per cui infatti, ragazzi, la porta è ovviamente chiusa, come possiamo vedere. Immagino che potremo trovare il modo di accedere, e come potete ben sentire dalle musiche e capire, anzi più che altro dalle musiche, le atmosfere di questo gioco saranno prevalentemente cupe, e non so se a tratti spaventose, sinceramente, ragazzi, non lo so. Io so solo che l'atmosfera che sto vedendo adesso è alquanto inquietante, ragazzi. Maledetti. Che bastardi, ragazzi. Come potete vedere, per far paura basta semplicemente anche solo un suono, ragazzi. Gli jumpscare sono fondamentalmente questo. Quindi allora, qui abbiamo un'ambulanza, più a destra di così non possiamo andare, qui tra l'altro c'è del sangue. Non posso andare oltre, quindi è questo quello che... Questa ambulanza blocca l'accesso all'uscita del tunnel, forse non c'è proprio un'uscita? Quindi proviamo ad aprire la porta, vediamo cosa c'è dentro. Comincio ad avere un po' di paura, sinceramente, ragazzi. È chiusa? Mizzica, è chiusa pure questa? Io non so, probabilmente, ragazzi, ci saranno anche degli enigmi ambientali. Che cacchio è? What's making that noise? Hello? Who's there? Oh mio Dio. Answer me. Chi è? Oh? Mortacci tua. Allora, ragazzi, sono, io penso, tipo dai 5-10 minuti che sono su questo gioco, e già è riuscito molto più di altri giochi che ho giocato a inquietarmi, a angosciarmi e spaventarmi. Non so se, comunque, se non ve ne foste accorti, ragazzi, il corpo che è fuoriuscito dall'ambulanza è il suo. Non vorrei sinceramente guardarlo da vicino, ma non abbiamo altra scelta. Sono io, il mio freddo cadavere, proprio di fronte ai miei occhi.
che ci fa qui? Oddio, ragazzi. Non ce la posso fare. Io non so se tutto questo è una sorta di trip che sta vivendo a causa della morte, delle pillole o di non lo so. Fatto sta che... Esamina, ruota la testa, apri gli occhi, apri la bocca. Cioè, ragazzi, non so se ci rendiamo conto di tutto quello che possiamo fare. C'è una chiave nella sua bocca, la mia bocca. Meglio che la prenda con me. Io volevo esaminare anche il resto comunque. Non mi fanno esaminare il resto, ragazzi, io vi giuro, non avevo idea che la chiave fosse giusto lì, perché se no avrei esaminato anche gli occhi e tutto il resto appresso. Quindi premi giù per aprire l'inventario, quindi così poi potremo utilizzare ovviamente gli oggetti che troviamo. Lo continuo a dire che è... Che c'è? Oddio, perché corre? Ok. Già prima c'era stato dato un avvertimento, perché si era visto, tipo, ragazzi, si erano visti i calcinacci cadere dal soffitto, però anche questa cosa così semplice è stata fatta maledettamente bene, ragazzi. Io... non so davvero cosa dire, non so cosa aspettarmi. A questo punto potrebbe succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Perché un cervo? Ok, va bene, significherà qualcosa, è un simbolo di sicuro, ragazzi. Allora, usiamola. Perfetto. Oddio, vorrei non essere mai entrata. Guarda attraverso, ma col cazzo. Il foro è stato ricoperto con questi assi di legno. Il cartello sotto dice pericolo, interruttore d'emergenza. Non sono forte abbastanza da tirarle via a mani nude, quindi probabilmente ci servirà qualche altra cosa. C'è senz'altro qualcosa lì, non posso dirlo con certezza, ma sembra un interruttore. Ok, per cui... Ok, ci servirà qualcosa per tirare via questi assi di legno, ragazzi. Un sacrificio troppo lungo può fare del cuore una pietra. Occorre un altro sacrificio per farlo tornare indietro? Forse sto dicendo sciocchezze, questo è solo un vecchio macchinario, dopo tutto. Accendiamolo. Che strano, non sembra esserci alcun interruttore o pulsante su questa macchina. Come la si accende? E perché, ragazzi, si sente dannatamente un battito del cuore così insistente? Comunque, allora ci serve qualcosa, ragazzi, per... forse possiamo prendere qualcosa dalle cose che sono crollate? Non lo so, ci serve qualcosa per poter spostare le assi di legno? Sinceramente torno qui, ragazzi, un po' spaventata, vi dirò. Allora, qua, ragazzi, non mi permette di interagire in alcun modo, ok? Per cui... forse non è di qua che dobbiamo andare. Proviamo ad andare dall'altra parte, quindi dove si è diretto il cervo che abbiamo visto un attimo fa. A vedere se accade qualcosa. Se c'è qualcosa che, non so, magari possiamo raccogliere. Io ti seguo. Noi lo seguiamo, ragazzi. È incredibile come possa... cambiare l'atmosfera in questo gioco da un momento all'altro. Seguiamolo.
Direi che non possiamo fare altro. Allora, qua alla macchina non possiamo fare niente. Ok. Mio Dio. È sempre lei, ragazzi. Il mio cadavere impiccato ad un albero. Io dovrei essere spaventata, ma mi sento solo vuota. Aspetta, cos'è quella cosa che luccica sul suo collo? È una chiave? Vediamo. Ok. Dislegare la corda. Mi ci vorrebbero ore per sciogliere questo nodo. Allora dobbiamo fare qualche altra cosa, ragazzi. La porta è sbarrata dall'altro lato. Il corpo è troppo in alto, non ci arrivo. Allora, niente, ragazzi, questa non la possiamo aprire perché è sbarrata dall'altro lato. Il nodo non lo possiamo sciogliere. Al cadavere non possiamo fare nulla. Non mi ricordo questo luogo, sono perduta, mi sono persa, non so perché non abbia tradotto. Ragazzi, sinceramente, e non so cosa stia succedendo, ma queste cose un attimo fa non c'erano. E sto corvaccio un attimo fa non c'era. Questo è poco ma sicuro. Oddio. Dove siamo? Che esposizione raccapricciante. Almeno non è la mia testa ad essere appesa alle sbarre. Magra consolazione, ragazzi, per quello che stiamo vedendo. È chiuso pure questo. Ragazzi, però ci dovete dare la possibilità di fare... Oddio! Di fare qualcosa. Su, via. Incredibile come tutto cambi, ragazzi. È veramente incredibile. Da un momento all'altro. La porta non c'è più. Ah, c'è. Ok. Però immagino che sia ancora chiusa, vero? Non lo so, ragazzi. Si dovrà poter fare qualcosa con sto corvo che continua a volare. Perché non c'è altro che possiamo fare. Se ci avvicinassimo piano piano. Se mi avvicinassi quando ho girato, tipo. Perché vedo che si gira, Aspettate, ragazzi. No. Come non detto. C'è qualcosa che devo poter fare che non sto capendo, ragazzi. Questo cacchio di corvo dovrà poter fare qualcosa, scusate. Niente, se mi avvicino troppo. Proviamo a seguirlo adesso, scusate, adesso che è andato di qua. Continuiamo a inseguirlo. Continuiamo a inseguirlo. Perché lei si gira poi dall'altra parte? Non capisco, perché adesso il corvo volerà di qua. No. Qualcosa mi sfugge, signori. Qualcosa mi sfugge. Oh, oh. Oh mio Dio. Devo continuare a seguire il corvo, praticamente. Non so perché adesso mi abbiano portato in questo posto qua. Povero cervo. Chi è stato? C'è qualcun altro qui? Bella domanda. Purtroppo dobbiamo estrarre il coltello, ragazzi, ci serve. Ecco fatto. Non è che questa è la porta che dà da quel lato. Ma pensate un po', ragazzi. Adesso possiamo ovviamente tagliare la corda. E non in che senso, ma veramente tagliarla, ragazzi. Dove è finito? Il corpo, ecco, qua per terra, guarda da vicino. Come sempre abbastanza inquietante questa cosa, terribilmente inquietante. Esamina, sembro come se stessi solo dormendo. Fruga le tasche, sono vuote. Prendiamo la chiave, ovviamente. Allontaniamoci. Tutto molto strano, anche perché questa musica
è strana, ragazzi, nel senso non rispecchia una situazione che dovrebbe essere angosciante, ma questa cosa la rende ancora più angosciante. Rende ancora tutto più angosciante, accidenti. Usiamo la chiave, che di sicuro è per questo cancello, infatti. Ecco, giocherina, volevi la situazione angosciante? Volevi la musichina angosciante? Ben servita! Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine day, Luxus. Who are you? I have so many names, it's hard to pick one. But I'm curious, who do you think I am? Secondo me la morte, ragazzi. È la morte. Però ha detto così tanti nomi, potrebbe essere anche il diavolo. Oh mio Dio. Ma perché dovrebbe essere il diavolo? Perché è finita all'inferno, magari. I suicidi non hanno diritto ad andare in paradiso, se non sbaglio, ragazzi. Sono indecisa. Are you the devil? I know you don't believe in God. If there is no God, is there a devil? I'm something else entirely. Ok, non ho indovinato. I come into something to take, but I never give anything back. I am doom, but I'm salvation too. I am feared by most, but adored by some also. Like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. I don't even know you. Oh, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company. Always there, you know? Always there. Long enough to know everything about you. Nobody knows everything about me. Not even myself. Allora, ci sono anche scelte di dialogo, ragazzi. Io questa cosa non la sapevo. Rende il tutto ancora più inquietante. Che posto è questo? Che cosa accadrà ora? Io sarei più curiosa di sapere cosa accadrà ora. Anche se ovviamente la domanda che posto è questo, ragazzi, ovviamente pure sarebbe importante. Però what will happen next? Depends on you, Susan. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. And cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. Oddio. It's getting cold out here. Siamo entrati davvero in casa con lei, ragazzi. Ok. Allora, analizziamo un po' tutto. A lonely seashore. Please don't touch anything, dear. I wasn't going to. Ok, scusa. The whole world, Susan. And you lie to yourself. Ma strana signora, è davvero qui lei? Forse tutto questo è solo un sogno dopo tutto? Parliamole. Now we can talk properly, my dear. Beh, c'è qualcun altro qui. Sarò punita per essermi tolta la vita. Io non so chi tu sia davvero. Non lo so, ragazzi, cioè, perché ogni domanda sarei curiosa di porgliela, solo che non porgliela. Mamma mia, è difficilissima sta parola. Sarei curiosa di porle veramente qualsiasi domanda, così è meglio. Non lo so, sono indecisa. Secondo me è la morte, ragazzi. Prima ho sbagliato, secondo me lei è la morte. Quindi la prima magari la mettiamo da parte. Non credo che sarà punita, non lo so, non lo so.
No, il cervo prima, ragazzi, era stato ammazzato, quindi la domanda era sorta spontanea. Ci sarà qualcun altro qui? Proviamo con l'ultima, dai. Is there anyone else here? I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? It doesn't matter. I was standing right behind you when you threw away all those photographs, you know? I brushed your hair every night you cried yourself to sleep. I saw everything. I know what you want, but it's not here. It's gone, and it will never, ever come again. È terrificante, ragazzi, vi giuro. Perché, allora, non ci è dato comunque veramente capire fino in fondo chi questa figura rappresenti. Però quello che ha detto è terrificante. Allora, ci hanno lasciato le prime due domande, ragazzi, e poi ci lasciano l'ultima. Io non ho più alcuna ragione per vivere, ti prego. Lasciami andare, ha parlato di quando lei ha scagliato via delle fotografie. Di chi saranno state quelle fotografie? Andiamo sulla prima. Allora, ragazzi, visto che vogliamo essere un pochettino più curiosi, vediamo se ci dice qualcosa in più, anche se secondo me continuerà ad essere estremamente criptica e non ci permetterà di capire granché. I still don't really know who you are. I go by many names. I've never paid much notice to what the living call me. But there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. The Queen of Maggots. Is that what you are? Why maggots? Because they feed on what's dead and gone. Dead and gone. I guess that's me. È la morte, ragazzi. Io non avevo idea che la morte fosse chiamata anche così, però, perché è la regina dei vermi. Perché ovviamente, ragazzi, appunto i vermi si nutrono di quello che è morto. E quindi... Allora, andiamo sulla seconda. A quanto capisco, forse ci permetteranno comunque di farci rispondere a tutte le domande. Per cui andiamo sulla seconda. Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows, I could be your only friend. The only friend in the whole wide world. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. I will give you back your happiness in exchange for a simple task. Your life will change completely. You will be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Allora, lei comunque, ragazzi, non ci dimentichiamo che si è uccisa fondamentalmente, però non siamo a sto punto sicuri? Comincio a chiedermi che lei veramente sia riuscita nel suo intento. E quindi la signora qua ci promette addirittura che la nostra vita tornerà ad essere felice, diversamente da come è stata negli ultimi anni, ma dobbiamo farle un favore. What the fuck? Allora, io andrei direttamente, ragazzi, su cosa vuoi che faccia? Cioè, come è possibile? What do you want me to do? È strano. Yes, I think it's time to explain. But where are my manners? We're still in the hall. This is not a place for a serious talk. Follow me to the next room. I'll tell you everything you need to know. Bene, seguiamola.
What's your offer then? What can you fix that life has destroyed? Susan, death can fix nothing. But though we are both dead, I am not death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. And I chose you, Susan Ashworth. I'll need you to go back and face 5 people. They're not ordinary people. They're very special. Just like you, only in a slightly different way. Allora, ha smentito l'idea che ci siamo fatti fino ad ora. Ha detto: io non sono la morte. Sono potente però comunque tanto quanto un dio addirittura. Però quello che vuole è che andiamo ad affrontare 5 persone. Ognuna di esse speciali come noi, però ognuna a modo suo. Chissà che cacchio avrà mai voluto dire, ragazzi. Allora, quelle 5 persone, chi sono? Cioè, those 5 people. What the fuck? Who are they? The parasites. That's what I call them. Parassiti. They don't know each other, but their destinies are bound together. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, but don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They'll want to hurt you, Susan. They'll want to kill you. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it non means? Proprio, tesoro. You will become my hunter, serving punishment for their sins. A tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You'll find your purpose in life when you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me, and we'll make them regret for everything they've done. Ma... comunque sempre molto criptica, ragazzi, davvero non ci permette di capire totalmente quello di cui sta parlando. Dice che dobbiamo far espiare i peccati a queste persone, fargliela pagare per quello che hanno fatto, che le riconosceremo nonostante tutto. Ti aspetti che io li uccida? Non credo che sia questo che vuole. Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. I know you're not a murderer. Quite the opposite, actually. You're a good person. But I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. Quindi persone che vogliono farci del male, dice. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And the chance to save yourself. Non riesco a capire, ragazzi, dove voglio andare a parare. Cosa ti fa credere che io voglia tornare what indietro dopo you think tutto? I want to go back. I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet it turns out to be just another failure. I want this suffering to stop.
Dove vai? Dear, dear Susan, you don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse. This place is a passage between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You remain. Non posso farlo, è troppo. I can't do this. It's too much. Dealing with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. You cannot die, Susan. You will always return to life, no matter what happens to you. What? This is the last thing I wanted. Please, ho cercato di can't uccidere. You just let me die? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. È un ricatto, non puoi farlo. Cioè, perché? Perché lei? Cioè, poi lei chi è per decidere It's questo? Blackmail. You can't do that. I'm doing it for your own good. Anyway, you are in no position to bargain with me. You will either go and do what you have to do, or suffer for eternity. Forever unable to find your peace. Non è giusto, eh. Tutto questo deve essere solo uno strano sogno. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here? Let's go inside. Oddio, non ci terrei. I want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Ok, vuole mostrarci qualcosa che di regola ci spingerà a deciderci, ragazzi. Allora. Ok, ragazzi, sono riuscita a salvare la partita. Io direi che riprenderemo da qui la prossima volta e veramente secondo me un'esperienza comunque da fare, anche perché io voglio sinceramente capire dove vuole andare a parare, perché ha scelto lei, chi sono queste 5 persone e cosa è successo nella vita di Susan al punto da portarla a togliersi la vita. Insomma, sono tante le domande, i misteri, e quindi sono molto curiosa, ragazzi, di continuarlo. È veramente anche molto molto angosciante, chissà in quali ragazzi meandri veramente dell'angoscia ci porterà questo gioco. Spero che vogliate anche voi continuare a seguire questa serie. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, dobbdosh a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!